Notte di pioggia e vento su tutta la provincia pesarese ed in tutte le Marche, quella appena passata, con un vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sulla costa a partire dalle 23.30, con raffiche di vento che hanno toccato anche gli 80 km orari. L'aria fredda ha fatto il suo ingresso nella giornata di domenica sul nord Italia, regalando anche gelate in Piemonte e Lombardia, e man mano si è spostato sul centro Italia e la pianura padana. Vigili del fuoco in tutta la provincia, da Pesaro a Fano e nell'entroterra, hanno avuto decine e decine di chiamate e le squadre hanno passato praticamente tutta la notte fuori, rimbalzando da una chiamata all'altra incessantemente. Nessun intervento però particolarmente articolato, situazioni critiche non risulta, nessun intervento del 118, ma tanti piccoli interventi, per lo più rami caduti sulle auto parcheggiate o sulla carreggiata, come a San Bartolo Vergineto o a Ronco San Bacio, o come a Candelara, dove la caduta rami ha causato l'interruzione dell'energia elettrica con conseguenti blackout a Singhiozzo. Interventi significativi sulle strade interne e sulla panoramica in direzione Gabice. Rimanendo sulla costa, anche nell'Anconetano c'è stato il flagello del vento forte con i vigili del fuoco che hanno eseguito una trentina di interventi. Stessa sorte nel Fermano, dove oltre ai rami di 5 grossi alberi, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza alcune impalcature pericolanti. Ora il vortice depressionario ha lasciato in queste ore le regioni centro-settentrionali e si sta dirigendo a sud, dove già da domani il medio-basso Adriatico e le regioni meridionali subiranno piogge forti e mareggiate con venti da nord-nord-ovest.